5, 4, 3, 2, 1, azione! Buonasera a tutti, buonasera, ben arrivati allo spettacolo di questa sera, ultimo dell'anno, e quindi speriamo che il 2021, che se ne va, lasci spazio a un 2022 pieno, bello, con tante vacanze romane e giapponesi, che noi andiamo in vacanze, insomma, anche noi quest'estate. Ecco, punto, virgola. Allora, guardate come è stata brava la Giordana, eh? Ciao tesora, che questa sera mangerà con noi, anzi questa sera abbiamo un casino, la Giordana mi fa anche le lingue così. Perché, ma Giordana, io ho già mio marito Maurizio, ma non lo rompere con te. Allora, cosa che dicevo? Questa sera avremo le due nonne coalizzate, si sono messe a posto insieme per farvi gli auguri per la fine anno e hanno preparato delle cose mastodontiche, proprio, cioè solo a pensarci mi viene punto la pelle d'oca. Allora, prima di partire dobbiamo fare una cosa che mi ha detto Maurizio, ma non Maurizio mio marito, che ma Maurizio quello, insomma, perché ti amichette sempre la stessa persona. Allora, sono euforica, salutiamo tutti quelli che sono stati vicino in... a noi in questi momenti, no, quelli che sono stati io provavo, manderei la sigla e lo farei fare a Maurizio. Cari si e bei, sigla. Ciao a tutti, dopo la sigla, giusto per l'occasione, ho rubato il Nato Maria, il suo taccuino, chiamiamolo qui, perché facciamo, prima di lasciare la parola ai due nonne che sono là che stanno già bevendo, quindi figurati cosa succederà stasera, beh, è l'ultimo dell'anno, 31 dicembre, finisce un anno che ci butteremo le spalle, volevo fare gli auguri a tutti quelli che magari hanno combattuto col Covid, chi è, chi non sta bene, cioè gli auguri di pronta guarigione a tutti quelli che non stanno mica bene, e coloro che invece hanno... che sono stati nel nostro canale quest'anno, che hanno contribuito così, cioè farci sentire importanti, per modo di dire, farci sentire bene, perché si è fatto. Allora, cominciamo a salutare la nostra amica The Wizard, ovvero Lorenzo, La Barbie Maghetta. Barbie Maghetta. Poi salutiamo Antonio Gaeta. Prima di tutto è un gran musicista, veramente bravissimo con la tastiera e fa di quelle cover fantastiche. Salutiamo poi Massimo Ferroli. Poi Markint17, che è un interista sfegatato e mi fa ridere quando poi fa dei pronostici. Non ha ancora pronosticato chi sono le due nonne. Vabbè. Salutiamo un grande che è zio Eraldo, noi lo chiamiamo lo zio, ma il nostro grande Eraldo Parodi, che sta facendo, mi sembra di essere mai buongiorno, che sta facendo TV. Che sta facendo? Che sta facendo TV, sta facendo molta TV, il grande Eraldo Parodi, molta TV, e quindi lo vedremo presto su Misteri, ok? Poi Fluca 20, salutiamo Fluca 20, Pippo, ciao Pippo. Ecco, adesso dicevo, un grande maestro, un grande chitarrista è Enzo Rapacciuolo, ciao Enzo. Poi, anche tu forse li conosci, i Beatles, Beatles Mania, cosa vuol dire? Carlo Bell, ciao ragazzi. Poi una tua amica anche, che è Un Mare di Lana. Poi Maria Sole Chiara, un salutone a voi. Angela Di Trani, ciao. Agostino Brienza, Cristian Manzini, Mix and Remix, Fabio Zacco 86. E qui si sta chiedendo una persona, e so già chi è, ma proprio non mi saluto. No, non ti salutiamo perché no. Piccoli Grandi Viaggiatori, il canale di Rita, la tua amica che è? Angels Coco. Ciao, Alex Samat, Mirko Rota Graziosi, mi sta venendo caldo. Mi sta venendo caldo. Meco freddo. Allegria. Mirko Rota Graziosi, altri toni ancora. È una cosa pazzesca, ragazzi, veramente non ce la faccio più.
Le ricette di zia Grazia. Ciao zia Grazia. Se fosse tutto, stai facendo Beppe Grillo. Ma sarà colpa delle nonne che lo dirà che fanno solo. Caramba! Zero Dave. Ciao Zero Dave, che è bravissimo lui a fare le cover di Renato Zero. Max Barbagallo, agricoltura a partire da zero. Brigitte Bardot. Macro e Nature, che è fa di quei vino belli. La Filo, che è conosci anche te, la Filo, no? Filomena. Ciao! Questa lo diciamo in spagnolo perché ci scrive dal Perù. Tera autua. Hola! Mia amiga espagnolita, mi gusta mucho tenerte come amistad. Poi salutiamo un reporter per caso. E sai chi lasciamo in fondo che avrà detto fino adesso perché non mi salutò? Perché lei è una grande e merita tutta la nostra stima per i messaggi che ci lascia, che ci guarda dall'inizio alla fine, andando a commentare le cose più strane che andiamo a fare, che a volte non me ne accorgo anch'io. Silvia! Ciao Silvia! Ciao! Silvia ciao. È siciliana. Ciao! Sì, aspetta, è siciliana e vorremmo fare una cosa, come abbiamo fatto i tempi che furono con Barbara. Una telefonata in diretta magari con Silvia, prossimamente riusciamo a farla, ma vedremo di metterci d'accordo. Così facciamo parlare Silvia e dire cosa pensa di questi due deficienti. Bravo, questi due deficienti. Questi due deficienti. Allora, la sigla dell'arte adesso vi lascio a una mina. Boom. A una mini sigla, le velocissime del canale e poi andiamo dalle nonne. Allora, che la Maria Mascana. Non ci vedo più, nonna, così mi hai messo tutte le cose davanti, non ci vedo più. Per l'occasione mi ha dato la maglietta nuova, hai visto che bella? Allora, dato che qua ferma studio, però avete non vi fanno i capelli bene, nonna Belauda. Allora, per l'occasione, visto che è l'ultimo dell'anno, ho presentato, io e la nonna ci siamo messe insieme in arte e abbiamo inventato i piatti di lina alta. Le due nonne in contemporanea. Allora, io però, secondo me è il mio più buono, perché io proporrò un piatto asiatico che si chiama Chop Suey, che vi facciamo vedere in sovrimpressione dopo. Ecco, e adesso vediamo la nonna però cosa vuole fare, perché questa è una sfida che tiro questo nella testa io. Carissimi amici, voglio presentarvi un piatto strepitoso e prelibato. Oh, non fare tanto la semana, non fare tanto la semana. Sta zitta. Perché è una cosa... Arrivi me la sale. No, perché è un brand che abbiamo fatto insieme. Il curry. Le vedrete nel sito www.inostipiattilinarda.com. Ecco. Per libertezze. Okay. Seguiteci, avrete tantissimi premi anche in palio. Beh, ma allora, visto che parte... Una vacanza! Addirittura abbiamo fatto... ma no, questo non lo sapevo, abbiamo fatto anche le vacanze, ma perché se sei rimbambita non ti aggiorni mai. Sì, ma vuol dire che spendiamo un sacco di soldi, vuol dire non ti aggiorno mai, ti fa male la schiena. Allora, fai vedere, oddio mamma, tira giù tutto adesso. L'interno, come è fatto l'interno? Ma no, l'interno, vediamo come fa. Fai vedere i nostri amici, cioè, che è cosa prelibato. Abbiamo. Guardate cosa abbiamo inventato. Guardate cosa abbiamo inventato. Solo in pochi minuti con un bicchiere di rum. No, fammi vedere, gira perché cioè, Allora, ok. All'Indonesia! Perfetto, lo proviamo, nonna, e lo facciamo vedere ai nostri amici? Vai! Ed eccomi qua pronto per fare queste nuove privatezze che hanno proposto le due nonne, che il brand si chiama i piatti di nonna Linarda, delle nonne Linarda, che poi triste. Allora, io ho letto su questo qua, che l'assaggeremo a questo punto tutti, è l'ultimo dell'anno e loro lo propongono perché invece di andare a far tanti casini, voi comprate praticamente le ricette delle due nonne e avete i piatti pronti da fare in cucina. Quanto è veloce da fare questo? Allora, hanno detto di bucherellare la plaga di mettere in microonde ed è quello che farò. Mi ha detto la nonna che ho sbagliato perché non andava mescolato, ma andava messo da una parte e... Ma io penso che vada bene uguale. Nonna, ma devo dare un voto io dopo? No, assaggiamo solo per far vedere che cosa, che piatti. Certo. Che... Questi sono piatti fantastici che preparate voi per l'ultimo dell'anno. Cioè, adesso lo assaggio, c'è anche la carne. Ma vero? Insomma,
Le bunne nano. Dire che è buono è un eufemismo. A piacne nano. Ah, guarda. È roba tua. È belca, no, è roba tua, per cui non so, però. Ah, sì? Ti sembra buono? Che bei ricordi. Il Mauri non era molto... Vediamo, perché questa è una roba tua, poi assaggiamo la mia, tesora. Vediamo se è più buona, perché... Fa un po' cagare, devo dire la verità, Però, va bene che il brand è il nostro, l'abbiamo fatto noi, però questo tuo piano fa un po' scagassare. Però adesso assaggiamo, proviamo il mio, che magari è migliore del tuo, che non si sa, Certo. Vediamo, ma Maurizio, adesso te lo porto. Allora, io vi presento il mio piatto, che viene sempre asiatico, chop suey. Vi ho fatto visto le foto che mi sembrano bellissime, però io sono sicura che il mio sarà molto più buono, perché questo, siamo sexy! No, aspetta, questa è una tenera carne di suino tagliata a strisce con un contorno di verdura e con un riso grani lunghi. È un precotto, ve lo faccio taglia vedere. Taglia curva là! Guarda che robina! E adesso la gente interessa magna. E adesso infatti lo facciamo, andiamo... Chef! Per l'occasione questo lo dedico alla nostra amica Silvia, che è siciliana, non ti mente adesso, volevo dirlo prima, non ti mente adesso. Cara Silvia, la nonna Linardina, di nonna, quella bella panzona, secondo me è un'altra schifezza, però provo, perché una pure quella che non fa male. Attendiamo altri 4 minuti. Ma perché quella mi spacca la faccia, mi picchia, allora, vado. Ma sembra tanto speziato questo della nonna Linardina. Faccio il primo assaggio io, va. Vediamo se questo è un po' meglio, anche per, cioè, il brand è il vostro, Linarda, questi nuovi piatti. Però questa sarebbe la proposta, chiaramente, che ho ben capito, della nonna Linon, Boh, leggermente... Speziato? No, forse... Buono! Esotico! Ora, una cosa la dico io, sempre auguri per di buon anno, ma io a casa mia questa sera mi faccio i tortelli con la zucca mantovani, gli agnoli fatti in casa fatti da Mua, e poi faccio un arrosto con i cardi. Se sei la mia vera, ti accumpra. Ma io non faccio tanto, ma sono stressata, Sì, è una ricrescita di capelli, aspetta, ma come ti posso? Allora, va bene. Ora, nonna, dimmi, questo è il piatto della nonna Lina. Sono cose che le fate comunque voi, in compagnia, però questo in particolar modo... Che bel profumo di caponata! Allora voglio sentire cosa ne pensi, chiaramente, perché... Preferisci più salata. Ah, il tuo che hai fatto tu? Ignorante, guarda, abbiamo lavorato insieme, adesso ti piace di più, va che non vengo più, adesso vado ad assaggiare io. Aspetta, mi sembra di essere un po' una passa, mi sono passa, guarda, ma io ti faccio diventare passa. Allora, adesso assaggio, perché questo è quello che ho fatto fare io il mio chef, che poi sono i nostri chef qui, che se fanno sbagliato li ammasso tutti e due io, quei due deficienti, ma però... A parte i capelli. Dai, non è proprio... Ma le boom! No, sì, ma sono stata anche bravina, scusa. Aspetta che apro la tenda. Sono stata anche brava. Non è un piatto. Allora, io vi consiglio a tutti gli amici di fare un tour dell'anno con i nostri piatti, questi buoni. Non ascoltate Maurizio che vi fa fare i piatti, che lui fa delle robe, che lavora tanto, guarda, con i nostri piatti, cosa ci abbiamo impiegato? 5 minuti, tutto pronto da mangiare. No, e adesso... Sei diventata romagnola. Sono diventata deficiente. Però adesso salutiamo i nostri amici. Allora, con questo vi auguriamo una buona fine. Ma nonna mi rompe. Che ignorante mia nonna. Buona fine anno a tutti. Buon anno. Ciao. Oh no, mi sta rompendo tutta. Allora, ciao. Iscrivetevi al canale. Io